Questa sera c'è un evento con la signora Lidia Bastianich, una grandissima eccellenza italiana, e facciamo un risotto, io devo fare il risotto, ci sarà l'ossobuco, cioè una cucina lombarda, prettamente lombarda, che penso che qui non conoscano bene. Today is a special day, a special night. Ambrogio Maestri, the great baritone, I think he's fantastic, and I will get together in the kitchen at La Scuola at Italy. We're going to do an antipasto, diciamo, di bresaola, which is kind of cured beef with a nice salad to refresh. And that's simple, that's a simple beginning. Because La Scuola is students, they will learn and listen, but also they will eat. Then Ambrogio wanted a risotto, he's going to make a risotto alla milanese. And then we'll have a nice piece of ossobuco, braised ossobuco, you know, that's luscious, and with some Swiss chard. And then la torta mantovana at the end to finish it all. So I think we have a good menu going. Questi piatti verranno eseguiti in onore a terra natale innanzitutto di Donizetti di Bergamo, e poi io vengo modestamente da Pavia, quindi tutta terra lombarda. As a chef, I need to feed my soul and my creative parts. And I always resort to music. I love classical music. I love music. It kind of feeds my soul. And I think for Ambrogio, it's the other way around. He needs food to feed his soul. But what's great about Ambrogio, he was in the kitchen. He comes from a family of restaurateurs, so he's very tied to food. La mia famiglia è una famiglia di 5 generazioni, macellai e ristoratori, quindi 5 generazioni sono tante. E io, volere volare, ho dovuto imparare, insomma, perché un po' aiutavo loro, e quindi, anche non volendo, guardavi, vedevi come si faceva fare un risotto, come si faceva fare quello, quell'altro. Siamo italiani e ci piace il cibo, non c'è niente da fare. Io penso sempre che una persona, quando è contenta e felice, canta. È contento e felice quando mangia bene, quando beve bene, quando è in buona compagnia. Quindi è tutto sommato, è qualcosa che va di pari passo. Ecco. E l'italiano è quello di meglio che ci possa essere per la compagnia, per il buon cibo e per il canto. When I describe food, the easiest terminology for me is to use musical terminology. It's harmonious, it's dissident, the flavors, it has that feeling of percussion when food is kind of almost choppy. Se devo cucinare, il risotto della mia terra lo trovo una buona cosa, cioè non faccio fatica a cucinarli. E le persone a cui cucino dicono che sono anche normale, abbastanza bravino, ecco, cioè niente di straordinario, però non è che vanno via sazi e contenti. Poi magari se li cantiamo anche qualcosa, meglio, così almeno. Il mio rapporto con New York è un rapporto bellissimo, perché il Metropolitan di New York mi dà sempre tante belle soddisfazioni e tante cose nuove da fare anche per il futuro. Vedo che sempre di più si mangia bene, si mangia molto bene nei ristoranti, cioè c'è il gusto italiano, cioè sta arrivando il gusto italiano anche qui da noi, e soprattutto a un italiano come me non manca assolutamente nulla. I had heard about Ambrogio, the great baritone, a while, so I was looking forward to it last year when he came for his infamous role in Falstaff. I don't think there's a greater Falstaff than he is, and so I went to see him naturally at the Met. I made sure that I met him, because I need to applaud people that have talent, that give so much of themselves.
deserve to be applauded. La prima volta l'ho conosciuta proprio nel 2013 per il centenario verdiano che abbiamo fatto al Metropolitan. Ero stato da lei nel suo ristorante, Felidia, a cenare. Ci siamo conosciuti e insomma io l'ho trovata una persona splendida. E guarda caso, dopo un paio di anni o di più, è venuto di fare questo, ecco, insieme. E sono molto felice. Non lo so, ho trovato una persona, sembra di parlare con un mio parente più stretto, una persona che ti mette proprio a tuo agio, e quindi se io dovessi sbagliare qualcosa, ovviamente il tocco dello chef c'è e interviene lei, ecco. I think an art, be it music, be it food, it has to have a flow or a harmony, but most of all it communicates. It communicates pleasure to whomever is listening or enjoying it. And food and music go so well together in the cooking aspect, but also in the enjoyment aspect. Mia, oh il cuore di suo cuore, viva l'Italia e gli USA.